Fermi! Fermatevi! Ecco, lo sentite anche voi adesso? Per un attimo sembrava quasi di toccarlo, di percepirlo attorno. È come un sottofondo musicale, messo al minimo, sì, sempre uguale. E che non può essere mai interrotto. Passiamo la nostra vita a correre. Perché è così che si sopravvive, no? Chi arriva secondo è perso. Secondi, persi. E allora ci alziamo con la sveglia, mangiamo, andiamo al lavoro e dormiamo con l'occhio dell'orologio che ci comanda. Non abbiamo nemmeno tempo per dedicarci un po' di tempo. E allora ci affidiamo alle nostre macchine del tempo. Alcune ci riportano indietro e si chiamano ricordi. Alcune ci portano avanti e si chiamano sogni. La verità è che il tempo scorre lentamente, ad una velocità impressionante. Non rimpiango le persone che ho perso col tempo. Mancano, ma rimpiango il tempo che ho perso con loro, perché non mi appartenevano. Gli anni, sì. Quando arriva il tempo in cui si potrebbe, è passato quello in cui si può. Il tempo è spesso puntuale nel farci capire le cose in ritardo. Si dice, il tempo vola quando si è felici. Ma quest'anno non solo è volato via, ma ci è stato rubato. Questo ladro non torna nulla indietro. Ed io, io non ho la soluzione a tutto questo da svelarvi. Io sto raccontando soltanto la sua storia. Lui mi disse, se non posso fermare il mio tempo, allora preferisco muovermi con una videocamera in mano per avere l'illusione che possa farlo.